La consacrazione è semplice. Noi consegniamo tutto il nostro essere al mistero della maternità di Maria. In questo imitiamo Gesù, che da piccolo era suo e che non le ha mai revocato questo dono di sé. Noi diciamo sì a Maria come lui. Noi crediamo che Dio operi potentemente attraverso di lei e che noi ci stiamo arrendendo a questo potere che passa attraverso il suo cuore. La consacrazione può essere espressa in modo più conciso, affermando che è come dire sì a Maria, al cuore immacolato, proprio come lei è, proprio come Dio la dona a noi. Accettiamola come il dono che Gesù ci ha fatto quando ha detto dalla croce al discepolo amato: questa è tua madre. Noi la portiamo dentro di noi, cioè in tutto ciò che abbiamo e che siamo. Non le attribuiamo né più né meno di quanto non faccia Dio stesso, poiché egli l'ha fatta sua madre, lo riconosciamo. Sosteniamo anche che è nostra madre, perché lui ce l'ha donata quando morì sulla croce. Lei regna con lui. Lasciamo che sia lei a regnare su di noi. Lei è senza peccato e anche noi aspiriamo ad esserlo. Lei è piena d'amore e noi vogliamo essere come lei. Noi consacriamo noi stessi a tutte queste verità su Maria, mentre ci consacriamo alla sua persona. Ci relazioniamo con lei proprio come Dio l'ha rivelata e non ci allontaniamo da nessuna delle glorie che Dio stesso le ha concesse.